benvenuti. Oggi è venerdì 14 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.49, tramonta alle 20.22. La luna sorge alle 21.30 e cala alle 6.08. Oggi si celebra San Camillo. Il nome Camillo ha origine orientale, significa sacerdote, partecipante a speciali cerimonie. Il suo numero fortunato è l'1, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo l'oro. Avete mai notato quanto le guanciotte dei bambini assomigliano a delle pesche? Beh, le pesche fanno benissimo alla salute e sono ricche di vitamine e antiossidanti che mantengono la pelle giovane e luminosa. Quindi, se volete avere una pelle di pesca e una salute di ferro, non dimenticate di includerle nella vostra dieta. Sono 83 le candeline per l'attore Renato Pozzetto. Ha mosso i primi passi nel cabaret facendosi strada col duo Cocchi e Renato. Il legame con Cocchi Ponzoni porterà quasi 15 anni di successi tra sketch e show a teatro e in televisione. I due, insieme col cantautore Enzo Iannacci, incidono brani entrati nella memoria popolare su tutti la vita e Canzone intelligente. Il debutto sul grande schermo nel 1974 lancia Pozzetto come attore, contribuendo a sciogliere il duo. Film come La patata bollente e Il ragazzo di campagna lo consacrano tra i comici più amati dal pubblico. Oggi celebriamo i 33 anni di Federica Brignone, la regina italiana delle piste da sci. Nata a Milano, ha conquistato la vetta del successo nella Coppa del Mondo per ben 20 volte. Il suo palmarès è un tripudio di risultati straordinari: 3 medaglie olimpiche, un titolo mondiale, una Coppa del Mondo generale e 3 coppe di specialità. Infine, oggi compie 31 anni Ignazio Moser, ex ciclista su strada, figlio del mitico Francesco. Dopo aver lasciato la carriera sportiva è diventato un volto televisivo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2017. È proprio nella casa che ha conosciuto Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, con la quale dovrebbe convolare a nozze il prossimo autunno. Avete mai notato quanto i francesi siano bravi a far sentire la propria voce? Proteste, manifestazioni, scioperi. Ma sapete da dove tutto ha avuto inizio? Era il 14 luglio del 1789, quando i cittadini di Parigi, stanchi della miseria e infuriati per le decisioni del re, si sono uniti in una rivolta che li ha portati verso la Bastiglia. Quella storica presa della Bastiglia è stato il punto di partenza della Rivoluzione francese. E da quel giorno, il 14 luglio, è diventato simbolo della lotta per i diritti e la libertà, celebrato ogni anno come la festa nazionale francese. Allora, quest'anno ha piovuto talmente tanto che mi sento ancora in diritto di darvi qualche curiosità sull'ombrello. È stato per molti secoli un oggetto di culto. In Cina era legato al culto dell'imperatore, considerato sacro. In Giappone proteggeva i samurai. In Egitto il suo uso era concesso soltanto alle classi nobili e nella Grecia classica veniva usato dalle sacerdotesse di Dioniso. E adesso tutti con gli occhi puntati alle stelle, perché è arrivato il momento di scoprire i segreti dell'oroscopo con Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi, luna in gemelli. Tutto diventa più comunicativo e più allegro dopo dei giorni in cui i giochi planetari hanno fatto un po' soffrire lo zodiaco. Ariete, la giornata di oggi si presenta con una luna molto congeniale, amicale e comunicativa, ed oggi finalmente potete esprimere, anziché dubbi, le vostre certezze e la vostra voglia di relazione. Giornata fortunata per tutto quello che riguarda i fratelli, le amicizie e gli incontri nuovi per i single. Toro, giornata che vede un cielo decisamente più sereno rispetto a quello di ieri, ma ancora qualche piccola tensione potrebbe annidarsi tra le righe. Cercate quindi di essere diplomatici e di concentrarvi molto sull'amore o sulla passione che da cui siete avvinti in questi giorni. Gemelli, una splendida luna oggi vi aiuta a essere brillanti, socievoli e dinamici. È una luna che però, quadrando con Saturno, vi farà pensare anche al pratico. Mercurio invece la dinamizza moltissimo e la reciprocità mutua che hanno questi due pianeti oggi vi aiuterà a segnare un gran bel colpo a livello lavorativo.
Cancro, giornata molto interessante per quello che riguarda l'appoggio di Urano. Oggi siete pratici, veloci, immediati, volete tutto e subito e riuscirete anche a stupire molti per la vostra capacità di ottenere veramente quello che volete. Leone, giornata che vede un Mercurio un po' pungolato da un Giove che tenta di fargli dire un po' troppo, quindi cari Leone, oggi non date troppo importanza a ciò che pensate o alla reazione in un discorso, non sarebbe congeniale. Plutone invece vi ricorda di stimolarvi creativamente. Vergine, la giornata di oggi sarà un po' più leggera, ma probabilmente una serie di problematiche nuove vi interesseranno. Sicuramente state educandovi a lasciare più spazio all'amore e ai sentimenti. Oggi però sarà particolarmente complicato riuscire a gestire tutto. Bilancia, giornata che vede una luna amica e nuova, è un bellissimo trigono, vi spinge a essere di nuovo i più affascinanti dello zodiaco. La luna, tra l'altro, vi vede coinvolte in relazioni amicali e decisamente qualche palcoscenico mondano in cui potreste brillare più del solito. Scorpione, la giornata di oggi vede la luna tornare in posizione neutrale per voi, quindi l'umore è sicuramente salvo. Giove e Urano vi fanno faticare un po', ma Marte, amico, tenderebbe a darvi ancora una motivazione in più per inseguire il vostro sogno d'amore. Sagittario, la giornata di oggi prevede la luna in opposizione, quindi è probabile qualche piccola defezione amicale o un cambio di programma che non vi soddisfa molto. Eppure oggi, tra una distrazione e l'altra, troverete come impiegare il tempo a discapito del fatto che i programmi sono saltati, ma si sa che a volte gli impedimenti sono giovamenti. Capricorno, giornata interessantissima proprio perché Mercurio e Nettuno vi fanno essere amorevoli con le persone del vostro passato. Siete salvifici oggi e proprio perché avete fatto quest'outing sentimentale che da tempo vi portate dietro, state un po' rimettendo a posto i sentimenti del passato. Acquario, di passato non ne volete proprio sapere, quel Mercurio proprio non vuole aiutarvi a farvi socializzare, ma a voi non dispiace, avevate bisogno di un periodo di calma, ecco, l'avete. La Luna però in Gemelli stasera vi rende particolarmente affascinanti, quindi non lamentatevi se pensavate di uscire 5 minuti e quei 5 minuti diventano un'ora fatale. Pesci, giornata molto forte oggi perché l'opposizione di Marte su Saturno e la Luna in quadratura non vi aiutano sicuramente a gestire la giornata nella maniera ottimale. È solo una questione di stanchezza perché il sognatore Nettuno ha tutta la forza di un trigono al Sole in Cancro e di un sestile a Plutone che vi aiuteranno a gestire al meglio i vostri sentimenti. Quando visitiamo Venezia, la prima tappa è sempre la chiesa di San Marco. Ma sappiate che il suo splendore attuale è merito di una straordinaria impresa di ricostruzione. Tutto ebbe inizio il 14 luglio del 1902. Dopo un violento boato, il campanile di San Marco crollò, lasciando dietro di sé solo macerie. Ma Venezia non si arrese e il mondo intero si unì nel sostegno e nella solidarietà. Così il 25 aprile del 1903 cominciò la ricostruzione. Fu un lavoro duro che richiese 9 anni di impegno. Un modo di dire che non potrebbe essere più vero. A picture is worth a thousand words. O come diremmo noi in italiano, un'immagine vale più di 1000 parole. Prendiamo un quadro famoso che tutti conoscete, la Gioconda di Leonardo da Vinci. Quante volte vi siete trovati di fronte a un'immagine così potente da rapirvi il cuore? Beh, quella stessa immagine può comunicare molto di più di un interminabile discorso. Ci fa pensare, vero? Il matto di oggi è Torquato Tasso, un poeta tormentato. Durante le nozze del duca Alfonso II e Margherita Gonzaga, Tasso irruppe vestito di nero, accusando chiunque si trovava davanti. Il grande poeta aveva già mostrato segni di squilibrio mentale.
Inoltre, le critiche sulla sua opera principale, Gerusalemme liberata, lo colpirono duramente. Questo lo spinse a rivedere e riscrivere il poema. La sua paranoia aumentò tanto da arrivare a ferire un servo che sospettava lo stesse spiando. Viaggiando senza meta per l'Italia, si presentò in incognito alla sua stessa sorella, annunciando la sua morte, solo per rivelare la sua identità in seguito e osservare quindi la sua reazione. Fu poi confinato nell'ospedale di Sant'Anna, dove rimase per 7 anni in una sorta di reclusione mista a prigionia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ci vediamo domani sempre con l'almanacco. Un bacio dalla vostra Naomi.